potuto contribuire al restauro del monumento ai caduti. E non posso far altro che ringraziare l'amministrazione comunale, il sindaco Massimiliano Quadrini e Riziero Capuano in qualità di presidente del Lion Club, perché hanno dimostrato una grande sensibilità sia dal punto di vista storico che anche quello artistico. E veramente hanno abbracciato da subito questa intenzione di restauro, di conservazione, chiamiamola riconservazione, e così ci siamo scambiati anche opinioni, dicendo: guarda, sono arrivato a queste fasi lavorative, ti invio delle fotografie, che ne pensate? Così, quindi è stata una cosa insomma di molteplici aspetti. Io ho portato un pannello che descrive alcune fasi lavorative sia dello stato di conservazione dell'opera, che durante le fasi di pulitura, di consolidamento e anche di ritocco per la ricostruzione di nomi e cognomi di ogni operaio che ha perso la vita. E vi devo dire la verità che lì la riflessione parte, inizia, cioè mentre io col pennello ricostruivo lettera per lettera, è normale che non è una cosa meccanica, ma è sentita con il cuore. Quindi vai a pensare a ogni singola persona che è caduta in sacrificio per la patria, per la nostra nazione. E un breve cenno artistico che volevo fare è che la prima pietra posata mi sembra che sia nel 1923, giusto? Quindi, ok, è passato un secolo, siamo nel periodo che si chiama Art Déco. Art Déco è un movimento artistico che nasce in Europa e quindi anche in Italia nel 1919 e termina nel 1930. In America invece si protrae fino al 40. E gli stilemi per cui riconoscere questa arte, Art Déco, è praticamente lo zigzagare e le linee ben definite, ben dritti, su piani sfalsati. Come potete notare, il monumento ha quei piani sovrapposti, sfalsati, e fanno capire che parliamo proprio di questa inclinazione artistica. E nello stesso tempo in cui veniva costruito questo monumento, a Roma veniva costruito il quartiere Coppedè, a Milano si stava facendo la stazione centrale. Quindi è un momento molto importante di fermento, al di là del periodo bellico, è anche di fermento artistico. Quindi io non posso far altro che ringraziare tutti voi anche per la vostra presenza, per il vostro calore, e un grazie di cuore veramente a tutti. Grazie.